Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buonasera, questa sera parleremo appunto delle famiglie in comunità, il movimento Familiaris Consortio. Quando sentiamo Familiaris Consortio ci richiama subito alla mente l'esortazione apostolica post-sinodale del 1981, appunto la Familiaris Consortio, promulgata da Giovanni Paolo II, sul ruolo della famiglia cristiana nel mondo moderno. Poi quando sentiamo famiglia, ecco, come dottrina sociale della Chiesa, con Benedetto XVI la inseriamo all'interno della difesa di quei principi non negoziabili, tra cui appunto la famiglia, la vita e l'educazione. Continuiamo come Osservatorio Cardinal Vantoin a presentare corsi basi di dottrina sociale della Chiesa, un po' ci vengono richiesti un po' in tutta Italia. Recentemente siamo partiti proprio in questi giorni a Mirandola nel Modenese con un nuovo corso base e continua così anche l'attività con la nostra rivista trimestrale, il Bollettino, di cui abbiamo parlato il mese scorso proprio qui a Radio Maria. Ecco, questa sera sempre con i nostri due graditissimi ospiti parleremo appunto di famiglie in comunità, in particolare il movimento Familiaris Consortio. Quindi io presento subito il nostro gradito ospite, Don Sergio Billi, che saluto e ringrazio. Buonasera, grazie buonasera. A te Fabio, buonasera ascoltatori. Sì, grazie mille, grazie. Recentemente è uscito un suo libro dal titolo Nel mondo come discepoli, il cui sottotitolo è appunto Famiglie in comunità, edito dalla San Paolo. Ecco, una breve così presentazione del nostro graditissimo ospite, Don Sergio Billi, appartiene alla comunità sacerdotale Familiaris Consortio, appunto. Dottore in teologia dogmatica, accompagna l'esperienza di Giovani e Riconciliazione, nata per proporre ai giovani e non solo la gioia del sacramento della riconciliazione. Ha svolto il suo ministero in varie parrocchie nella diocesi di Reggio Emilia, e nell'insegnamento della religione cattolica presso alcune scuole. Dall'ottobre 2016 svolge il suo ministero in una comunità della comunità sacerdotale Familiaris Consortio aperta in diocesi a Verona e dal settembre 2019 ha avuto l'incarico di animare la pastorale familiare per la diocesi di Verona. Ecco, io inizierei subito, ho letto il suo libro, ecco, mi è piaciuto, ho voluto proprio anche farne una trasmissione proprio per conoscere anche la realtà del Familiaris Consortio, ma anche l'impegno che Don Sergio e la sua comunità sacerdotale hanno avviato anche presso le parrocchie. Nell'introduzione al suo libro, ecco, Nel mondo come discepoli, lei parla della convinzione profonda che il vero miracolo sia la comunione. Ecco, c'è una nota approfondita sul significato di comunione. Se può precisarlo anche per i nostri ascoltatori. Volentieri, ci provo. Grazie ancora della fiducia. Prego, prego, prego. Allora, una parola se mi permette, se mi posso dare del tu, Fabio? Che mi sì, diamoci del tu. Va bene, okay, benissimo. No, una parola appunto sul libro che nasce nel contesto appunto di quel servizio che mi è stato chiesto qui in Diocesi a Verona per la pastorale familiare e nasce chiaramente dalla mia storia e come hai detto dalle mie genesi spirituali e nasce anche dall'esperienza che si incrocia in particolare dal 2021 con una coppia di sposi, Giuliano e Cristina, che sono diventati nel 2019 a seguito della coppia precedente, sono diventati con me responsabili appunto per questo servizio. E anche loro, a loro modo, hanno avuto una loro storia che li ha portati a formare una piccola fraternità, la chiamano loro, di 5 famiglie con cui si incontrano stabilmente nel desiderio di accompagnarsi nella vita in Cristo, di sostenersi a tenere il Signore Gesù al centro. E allora da questo sono nato una serie di impegni nel contesto del servizio per la pastorale familiare qui.
e tra cui appunto 2 giorni a cavallo tra il 2021 e il 2022, tra l'altro durante il periodo del Covid, quindi insomma fino all'ultimo il rischio di saltare. E da quella 2 giorni è nato questo libro, che in realtà non è scritto a tavolino, ma che sono le raccolte delle registrazioni degli insegnamenti, delle sessioni di lavoro di catechesi fatte in occasione di quella 2 giorni con una quindicina di famiglie, e poi chiaramente rivisto. E dicevi, appunto, ho iniziato proprio così No, nell'introduzione, no, va e bene perché dico. appunto chi magari vuole acquisire il tuo libro, ecco, è interessante capirne un po' anche la struttura perché mi sembra che ci sia alla fine di ogni capitolino, ecco, ci sia proprio un quadretto in cui c'è scritto per riflettere il lavoro di Sì, coppia, ecco, sì, su sì, sì. Esatto. quello che si è fatto, quindi il libro è anche una testimonianza di quello che si è fatto, ecco, di quello Esatto, che stavi desidero dicendo, che insomma. possa essere proprio una sorta di vademecum per muovere esperienze di vita di comunità. Ed effettivamente inizia così, no? Dicendo il vero miracolo, siamo profondamente convinti che il vero miracolo sia la comunione. E poi in realtà preciso ulteriormente. Proviamo a dirlo meglio, dico, il vero miracolo sono le comunità. E abbiamo parlato tanto di comunione in questi decenni nella Chiesa, dopo il grande Concilio Ecumenico Vaticano II, davvero è stato uno dei temi più grandi, uno dei temi di sintesi. Il Sinodo dei Vescovi a 20 anni dal Concilio Vaticano II aveva indicato proprio il tema della comunione come la cifra sintetica di tutto il Concilio. Però vogliamo essere proprio molto concreti, molto specifici, perché parlare di comunione rischia di essere astratto, insomma, di scivolare via. Allora, la convinzione che il vero miracolo sono comunità. Cosa vuol dire che è il vero miracolo? È che è una meraviglia. Incontrare una comunità è una meraviglia, e ai giorni d'oggi forse è ancora più meraviglioso che in altri tempi. Lo vediamo per le famiglie, per la famiglia che è la prima cellula, la prima forma comunitaria che sfida stare insieme e crescere nell'amore tutta la vita. Lo vediamo nella vita ecclesiale, che sfida stringere delle reali fraternità, delle reali amicizie in Cristo, dove davvero camminare insieme, orientarsi insieme, sostenersi in un cammino condiviso. Lo vediamo, penso, anche nella società civile, cioè quanto bisogno c'è. Per cui veramente viene da dire che il miracolo più grande oggi è vedere delle persone, a partire dagli sposi nelle famiglie, ma poi nelle fraternità, nell'amicizia, vedere delle persone che hanno la maturità umana, spirituale, per dono di Dio, di camminare insieme, di scegliere di camminare insieme, di scegliersi insieme, di scegliere quale forma di amore li lega per poter camminare. Ecco, Don Sergio, parlavamo di famiglia, ma anche di vocazione sacerdotale, perché entrambe Certo. sono vocazioni, no? Laica e religiosa dall'altra parte. A me è piaciuto molto, sempre nell'introduzione, una frase, che qui è proprio una riga, 2 righe che vado a leggere. Una famiglia non è una sommatoria di individui, ma un nuovo soggetto, e come tale necessita di relazione propria. Ecco, mi è sembrato, adesso ti lascio commentare, che faccia anche questo riferimento al magistero in particolare di Giovanni Paolo II, no? Io ricordo quell'appello, famiglia diventa ciò che sei, no? Famiglia soggetto sociale, ecco, con quelle Certo. cose vibranti che lui diceva e ci incitava, come anche con la Familiaris Consortio, no? Ecco, se Certo. vogliamo così sottolineare, a me è piaciuto questo, non è una sommatoria di individui, ma un nuovo soggetto che necessita di relazioni proprie. Certo. E per me è il tema delicatissimo, e forse riprenderemo insomma in questa chiacchierata, il tema della libertà, cioè non si Sì. tratta di io che si accostano gli uni agli altri, ma creare un soggetto comunitario, un noi, creare per una coppia di sposi, una famiglia, creare una comunità, una fraternità. Il noi è un'altra cosa dall'accostamento momentaneo di qualche io, è un soggetto nuovo, un soggetto diverso.
E grazie a Dio, mi viene da dire, davvero in questi decenni siamo stati accompagnati nella Chiesa a riscoprire questa meraviglia. San Giovanni Paolo II, che ha voluto essere ricordato come il Papa della famiglia, ci ha aiutato davvero a vedere la grandezza della vocazione familiare come vocazione alla santità. E Benedetto XVI ci ha aiutato ad approfondire proprio il tema dell'amore, penso alla Caritas Est e quindi anche così a questa alleanza tra Caritas e tra Agape e Eros. E il Papa, Esatto, Papa sì. Francesco, ci dà per me la forza di riconoscere che da ogni punto in cui siamo, con l'Amoris Laetitia e con i suoi interventi, da ogni punto in cui siamo si può realmente camminare. Ci sono semi di bene che vanno raccolti e accompagnati. Per cui davvero in questi decenni siamo stati, per me, accompagnati magnificamente dal Signore, provvidenzialmente, a scoprire la grandezza della vocazione familiare e estensivamente della vocazione comunitaria. Ecco, si diceva all'inizio, no? Centrati comunque nella sequela di nostro Signore Gesù Cristo, no? È Proprio. interessante che vederne, io non ho riscontrato nel tuo libro proprio questa anche concretezza nel cercare di seguirlo proprio guardandolo anche nella vita comunitaria, no? Quando lui aveva questa comunità ordinaria di vita di 12 persone attorno a lui, ecco. Sì, E mettersi proprio su questo cammino, su questa sequela, mi è sembrata una cosa molto interessante da proporre. Ecco. E il testo, comunque, per indicare per chi volesse acquisirlo, leggerlo, ecco, si articola in quattro capitoli, no? Nel primo capitolo, ecco, su questo che vorrei fare la prossima domanda, si fa riferimento ad un passo in particolare del Cantico dei Cantici. Io leggo proprio delle considerazioni un po' finali, sarebbe lungo da leggere tutto, comunque leggo solo un paio di righe anche in questo caso, che vorrei proprio un approfondimento di questo passo del cantico. È così: prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, le nostre vigne sono in fiore. Ecco, c'è un approfondimento nel libro, cioè non vogliamo esaurire tutto il libro chiaramente, perché è giusto anche che uno lo rifletta, lo mediti così. Però ecco, mi ha colpito questo riferimento al Cantico dei Canti, se puoi sottolineare qualcosa di quello che ho appena letto. Sì, volentieri. E allora, siamo nel secondo capitolo del Cantico dei Cantici e in particolare insomma, ci è servito così come innesco il versetto che dice prendeteci le volpi, sono questi innamorati che parlano, prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. E allora, in realtà è stata un'idea che abbiamo ascoltato insieme con Giuliana e Cristina, come ti dicevo prima, responsabili con me per il servizio pastorale familiare, avevamo ascoltato nel 2021 in occasione della 23ª settimana nazionale di studi promossa dall'Ufficio nazionale della CEI per pastorale familiare. E ci era piaciuta molto, e questa cosa in particolare alla Cristina, quando preparavamo quella 2 giorni, lei diceva: ma dobbiamo partire cercando di far capire che è necessario fare comunità. Perché è necessario? Perché ne abbiamo bisogno, perché ci sono piccole cose, non grandi cose, ma piccole cose che sembrano a volte quasi simpatiche, no? Queste volpi piccoline, ma che in realtà ci devastano le vigne. E quella coppia di innamorati si rende conto di aver bisogno di chiedere ad altri di prendere quelle volpi, no? Prendeteci le volpi. Allora diceva: cerchiamo di mostrare come la vita comunitaria risponde proprio a un bisogno profondo dell'amore, che ha bisogno di essere custodito, ha bisogno di essere accompagnato. E allora è diventato un po' l'innesco da cui siamo partiti per quell'esperienza e per tutta la riflessione successiva. Certo, a me è piaciuto molto anche la sottolineatura laddove si dice ma cosa si intendono con piccole volpi, no? Le piccole cose che pian piano, no? Leggo anche qui, ti fanno scivolare, sorvolare sulle cose importanti, andare sempre più alla deriva.
Ecco, questi paragrafetti in corsivo, ecco, ti volevo chiedere, sono frutto di meditazione proprio comunitaria oppure sono cose, ecco, questo non ho capito bene. Ci sono No, all'interno, allora, oltre che le... Prego, sì. sì. Prego, prego. No, allora, alla fine dei paragrafi ci sono delle domande perché l'auspicio, come scrive anche un caro confratello parroco qui a Verona, Don Mauro Bozzola, l'auspicio è che possa essere una sorta di vademecum per accompagnare chi vuole lavorarci a fare dei passi necessari per arrivare a costituire in qualche modo una comunità, una condivisione comunitaria. Invece, i corsivi che vedi sono state proposte redazionali di chi mi ha accompagnato dell'editore San Paolo, cioè ritenendo alcuni snodi, alcuni passaggi particolarmente significativi. Io avevo messo dei neretti su alcuni passaggi, loro mi dicevano: no, non si possono mettere dei neretti nella stampa. Allora hanno proposto comunque di tenere alcuni snodi e quindi sono nati, insomma, questi corsivi come delle Certo, evidenziazioni di sì. alcuni passaggi Infatti particolari. sono evidenziazioni importanti effettivamente, perché altrimenti uno potrebbe anche un po' smarrirsi nel seguire magari anche la metafora, il significato, ad esempio, della volpe, come viene poi anche così indicato. Ecco, io, nel libro tu parli anche, e qui è molto interessante, no? Di un vuoto di comunità, benché ci sia un numero altissimo di intrecci di relazione. E effettivamente viviamo tutto globalizzato, no? Ci sono i social che imperversano, un intreccio quindi anche di relazioni, ma un vuoto di comunità. A che cosa alludi e cosa si potrebbe fare per ovviare un po' a questa povertà, a questo vuoto di comunità? Sì. Oh, allora, questo è uno snodo, per me è importantissimo, una cosa davvero grande, quindi provo insomma, a far risuonare qualcosa sperando di riuscire. Sì. E, allora, questo vuoto di comunità, qui per me c'è uno snodo ostico a cui io mi riferisco con il termine elezione. Cioè, mi pare che siamo, per tanti aspetti, se mi permette di dire così, analfabeti di comunità. Allora, io mi domando, e un po' mi ricollego a quello che abbiamo già detto all'inizio, cioè quando è che nasce una comunità? Una comunità nasce quando qualcuno si sceglie, cioè la comunità nasce da un'esperienza spirituale, che è un'elezione, una scelta reciproca. Vissuta, noi parliamo qui di vita in Cristo, quindi vissuta nello Spirito. E faccio un esempio. Quando anni fa, Benedetto XVI, in un incontro con i fidanzati, commentando alcuni passaggi, disse: al momento in cui andrete a sposarvi, non vi sarà chiesto: siete innamorati? È chiaro che sospiriamo, ci mancherebbe, ma vi sarà chiesto all'uno e all'altra: lo vuoi? Cioè, lo hai scelto? Hai scelto questa donna come la tua vocazione? Hai scelto questo uomo come la tua vocazione? Hai deciso di fare di te stesso dono a questa donna? Hai deciso di fare di te stessa dono a questo uomo? Allora, una comunità nasce dall'evento spirituale di una elezione reciproca. Si può parlare di scelta, si può parlare di decisione. Io ho preferito insieme a questi di tenere proprio la parola elezione, perché è una parola che ha una potenza biblica straordinaria, perché la storia della rivelazione ebraico-cristiana sarebbe incomprensibile senza l'esperienza dell'elezione, e quindi ho voluto tenere Quindi questa parola. del popolo eletto anche scelto in questo Del senso, no? popolo eletto, dell'esperienza di Gesù a cui già accennavi prima, che probabilmente riprenderemo, che sceglie Sì. delle persone attorno a sé. Cioè, l'amore non è generico, l'amore ha nomi e cognomi. Diceva allora Wojtyla, in Amore e Responsabilità, lui lo diceva in riferimento all'amore sponsale, ma analogamente vale per ogni forma relazionale. Bisogna scegliere la persona e la forma sponsale, in quel caso dell'amore. Allora, questa duplice scelta vale per ogni relazione personale, cioè nasce una comunità dove delle persone si scelgono e scelgono la relazione che le lega.
Allora, delle volte ho l'impressione che tutti spereremmo di trovarci in comunità accoglienti, ma senza legarsi, senza vincolarsi, andando, uscendo quando uno desidera. No, questa cosa non è possibile, no? E in questo senso l'analogia matrimoniale è veramente fortissima. Il tema del legame, il tema del vincolo, per cui si crea un soggetto nuovo. E dice il Papa, dobbiamo fare una pastorale del vincolo, il tema dell'indissolubilità che non è un peso, ma che è proprio quel dono di grazia. Allora, perché c'è un vuoto di comunità? Perché rischiamo sia a livello socioculturale, ma anche a livello ecclesiale, perché poi noi respiriamo l'aria che respirano tutti, rischiamo di avere una, come dire, una polarizzazione individuo e universale. Mentre invece dove delle persone si scelgono per camminare insieme, allora lì si creano quei corpi intermedi che sono le comunità, comunità di vita, comunità d'amore, comunità di fede. E questa ha una valenza fortissima sia nell'esperienza di fede a livello ecclesiale e se vogliamo ha una valenza fortissima anche a livello sociale, se penso appunto alla visione Certo. prima sociale della Chiesa che vi è proprio il tema Ah, della sì, infatti solidarietà, della anche sussidiarietà è sono i fortissimo. principi fondamentali proprio della dottrina sociale della Chiesa e poi nel linguaggio proprio anche i corpi intermedi a cui tu adesso alludevi ha a che fare proprio con temi della dottrina sociale della Chiesa sicuramente. E mi sembra anche con questa sottolineatura del vuoto di comunità che non è tanto un stare insieme, ecco, come a modo di servizio, se possiamo essere utili gli uni agli altri, ma il vivere proprio delle relazioni personali, autentiche, cioè tu anche qui in corsivo, affinché si costituiscano relazioni buone e sane, no? Cioè, è importante questa bontà delle relazioni, perché è vero, viviamo tanti intrecci, come dicevamo, di relazione, però le autentiche relazioni, cioè le relazioni buone e sane, ecco, su quelle cosa possiamo proporre, cosa si potrebbe fare per anche praticamente, esperienzialmente, diciamo così, proporre ai nostri ascoltatori come vivere, ecco, queste relazioni in Sì, modo più allora io solido. vedo una sfida che è questa qui. Relazioni personali, che vuol dire appunto quella qualità libera, consapevole di bene di una relazione, e allo stesso tempo provare, io ne parlo in questi termini qui, a costituire dei centri di gravità relazionali. Perché paradossalmente. A me sembra di vedere tante persone, anche, come dire, persone in gamba, ben intenzionate, proprio sull'idea di avere relazioni significative, ok? E le quali però hanno tutte delle relazioni, uno a uno. A volte anche l'idea della rete, no, può essere fuorviante, poi bisognerebbe capire, cosa abbiamo in mente quando diciamo rete. Però se io ho una relazione a uno, a uno, a uno, a uno, cioè, finisco di essere strappato, strappato di qui, strappato di là. È importante che si creino dei centri di gravità, in un qualche modo delle masse critiche, no? Dove più relazioni convergono. E questo è possibile farlo soltanto con un chiaro ingaggio. Cioè, io devo dichiararmi con qualcuno che intenzioni ho con lui e se le sue intenzioni sono le stesse. Cioè, dobbiamo dichiararci reciprocamente e dichiararci in che cammino vogliamo condividere. Un po' quello che dicevo prima, no? Questa duplice scelta, scelta delle persone e scelta della relazione, del cammino che si vuole condividere insieme. E a volte questa cosa, da un lato, mi sembra tanto desiderata e dall'altro mi sembra spaventare, perché chiaramente nella misura in cui io mi lego a qualcuno, non dispongo più immediatamente, momento per momento, di me stesso, del mio tempo, di quello che voglio. E quindi quel legame diventa per me poi una chiamata, una vocazione. Il Signore mi chiama attraverso quel legame, quella vocazione. Non so se sono riuscito a dire Benissimo. qualcosa. No, no, io direi certo dopo, chiaro che rimandiamo non solo la lettura del libro,
ma anche sentiremo nella seconda parte, anche quando intervisteremo una mamma, ecco, che ci dirà proprio anche esperienzialmente come cos'è il movimento Familiaris Consorzio, ecco, lo vedremo nella seconda parte. E prima parlavi di vincoli, no? Di legami. Una volta si diceva dare i voti, cioè si intendeva sia nella vocazione religiosa, però anche dare i voti, inteso in modo un po' più largo, era anche quello in cui uno era responsabile all'interno della famiglia, insomma, ecco, che si legava con la famiglia. Adesso questo termine è un po' passato, diciamo, il dare i voti, però va inteso sempre nel senso di responsabilità. Ecco, tu nel libro parli di libertà e responsabilità insieme, ne parli in modo anche approfondito. Come si possono coniugare oggi la libertà, non sappiamo, no? Sulla libertà spesso c'è anche libertinismo, ecco, vera libertà quindi con l'autentica responsabilità. Ecco. Ah, è una grande sfida educativa e oggi sul tema della libertà siamo tutti sensibili, è chiaro che ha a che fare, libertà ha a che fare con l'amore, ha a che fare con la nostra vita, quindi a ogni età in modo diverso siamo giustamente sensibili al tema della libertà. E allora è una realtà che ha tante dimensioni che si intrecciano e possiamo anche usare come dire anche alcuni schemi di comprensione e, mi viene in mente lo schema, diciamo, tomista, no? Della libertà, una prima libertà come coercizione da ciò che ci blocca esternamente, poi un secondo grado di libertà, libertà dalle coercizioni interiori, un terzo grado di libertà di scelta, quello che noi chiamiamo il libero arbitrio, e poi quella che lui chiama la pienezza della libertà, che è la libertà dal male, dal peccato, e quindi la libertà per amare. Questo ad esempio è uno schema. E qualcun altro parla di libertà da e libertà per, cioè devo essere libero da alcune cose, da alcuni legami, per poter abbracciare altri, e quindi anche questo dice qualcos'altro. Io quello che qui nel libro molto sinteticamente cerco di, come dire, mettere a fuoco è un po' una certa frizione, diciamo così, no? Tra due comprensioni di libertà. E quella che noi respiriamo culturalmente, che è appunto la libertà di disporre momento per momento di me stesso, quindi essere svincolato e di non avere vincoli e quindi poter fare momento per momento quello che desidero, che voglio, eccetera, eccetera. C'è qualcosa di vero, non è che sia tutto da buttare, però è chiaro che una comprensione di questo tipo, che è la comprensione comune, ha come esito la solitudine, cioè io sono libero nella misura in cui sono distante, separato e svincolato. In realtà nella rivelazione ebraico-cristiana, nelle sacre scritture, emerge un'altra visione di libertà, una visione profondamente umana e profondamente teologica allo stesso tempo. E prendo un passaggio forte, San Paolo nella lettera ai Galati, nel capitolo 4, a un certo punto dice: noi non siamo più schiavi, e uno dice: a cosa poni la schiavitù? Non siamo più schiavi, ma siamo figli. Cioè San Paolo oppone a un legame distorto, la nostra schiavitù, un altro legame, non un non legame. Allora, la vera libertà è un legame buono, sano, consapevole. La vera sfida è creare, no, questi legami. Quindi parlo di libertà, tra l'altro riprendendo in quel caso anche un passaggio del cardinale Caffarra, di libertà come appartenenza, cioè la capacità di essere insieme. E allora questa a me sembra una chiave tanto importante, perché è impossibile parlare di comunione e di comunità se noi di fatto abbiamo la percezione che la nostra libertà sia essere svincolata dagli altri, e nella misura in cui mi gioco con qualcuno, mi lego con qualcuno, invece limito la mia libertà. È chiaro che in una comprensione di questo tipo non si dà nessuna comunità, non si dà la comunità familiare, non si dà nessun altro tipo di comunità. E quindi la sfida per me è proprio questo, di riuscire a vivere e presentare la libertà come un legame bello, grande e forte. Certo, e quindi riprendendo anche il termine responsabilità,
che spesso, ecco, viene equivocato, nel senso che non viene compreso come risposta poi. Sì, anche allora io dico sempre, sì. Ecco, risposta anche ad una vocazione, a una Certo, chiamata che non solo certo. sacerdoti, ma anche i laici hanno, siamo tutti chiamati da nostro Signore e guidati dal suo spirito, no? Infatti tu accennavi Certo. ai figli di Dio prima con la lettera ai Galati di San Paolo. Ecco, questa responsabilità, adesso se vogliamo dire qualcosa sulla Sì, responsabilità autentica. certo, è un tema vocazionale quello della responsabilità, come Sì? giustamente accennavi tu, cioè abile a rispondere, abile a rispondere, io sono capace di rispondere. Allora, nel libro, linguisticamente, diciamo così, io ho preferito appunto la parola appartenenza, che in un certo senso rimanda per me allo stesso ambito, per come lo capisco. Però no, non volevo, poi questa è una scelta discutibile, comunque, non volevo che, usando la parola responsabilità, il pensiero andasse subito in un ambito, come dire, di valutazione solo morale, che è una dimensione fondamentale della Certo, nostra vita, evidentemente, ma che è una dimensione di una vita più ampia. Allora, a me è sembrato che parlare di appartenenza, che sia fine, cioè vuol dire, cioè, riconoscersi partecipe vuol dire essere abilitati e chiamati a rispondere di ciò di cui ti riconosci parte, di ciò di cui ti riconosci parte, della vita di colui di cui ti riconosci partecipe. E quindi sì, insomma, ho fatto questa scelta linguistica, ma l'ambito No, ma semantico mi sembra proprio lo stesso a fine. giustamente perché viviamo in un certo senso ancora nell'etica rigida del dovere, no? E quindi la persona appena sente magari richiamo a rigore etico si discosta un pochino, mentre l'appartenenza ci dice che noi apparteniamo a qualcosa anche di più grande di noi, no? Sì, Anche questo secondo me è un termine corretto, ecco, io ho usato responsabilità, ma giustamente appartenenza. È simile, ma allarga un po' di più la visione di essere inseriti in qualcosa di più grande di noi. Ecco, anche per questa prospettiva di uscire da noi stessi, anche la nostra società è un po' centrata, egocentrica, no? Prima dicevamo, e quindi fa fatica a comprendere l'appartenenza ad una comunità. Ecco, io andrei avanti ancora. Un altro capitolo è proprio il metodo Gesù, no? Come la Sì. vita di Gesù, ecco, interessante anche questa, ci interroga, ecco, provando proprio a guardare concretamente, come si diceva all'inizio, la vita di Gesù. Ecco, Sì, come esatto. voi, come comunità sacerdotale, insieme con le famiglie, adottate questa sequela della vita di Gesù? Sì, allora appunto quel capitolo l'abbiamo chiamato appunto il metodo Gesù, questo secondo capitolo, e abbiamo provato a prendere così con semplicità la vita di Gesù, no? E diciamo anche qui un po' schematicamente, e possiamo trovare nella sua vita, nel suo ministero pubblico, in particolare mi riferisco nella sua missione, due dimensioni che sono entrambi essenziali, però a una forse abbiamo più affinità, all'altra tante volte mi pare che ci sfugga. E la prima dimensione è quella di Gesù, predicatore itinerante, cioè questo emerge fortissimamente nei Vangeli. Noi tante volte presentiamo Gesù a partire anche dalle sue parole, da quello che ha detto, da quello che ha insegnato. Quindi questa dimensione del predicatore, che gira di villaggio in villaggio, ci è abbastanza abituale. Però c'è un'altra dimensione che la conosciamo, perché non si può dire che intellettualmente non la conosciamo, ma che in realtà mi pare che esistenzialmente ci sfugga, ed è Gesù e la sua comunità di vita, cioè Gesù è fondatore di una comunità di vita attorno a sé. E anche appunto nella sua predicazione è un predicatore itinerante, ma non è un predicatore solitario. Fin dall'inizio della sua missione e della sua predicazione, fa entrare qualcuno nella sua vita e attorno a sé ha chiaramente una comunità chiaramente identificabile. E in particolare il nucleo dei 12, alcune donne che li seguono e li servono con i loro beni,
e poi altre relazioni, altre amicizie, ma questa comunità è chiaramente identificabile, lo sa chi c'è dentro e lo sa chi c'è fuori. E allora ci siamo detti, ma cavoli, ma è possibile che questa cosa che fa Gesù la lasciamo solo a lui? Cioè, come dire, è una scelta così che riguarda soltanto lui storicamente, o è una scelta, potremmo dire, paradigmatica? Cioè è attraverso quella scelta lì che si entra nella vita in Cristo e che si entra nel mistero della Trinità e che si entra nel mistero della Chiesa. E noi ci siamo risposti, quella scelta è una scelta paradigmatica. E Gesù, il nostro Salvatore, il Maestro, non ha fatto così perché i suoi discepoli facciano diversamente, ma perché riusciamo a vivere, a introdurre altri allo stesso mistero. Non si può introdurre alla vita in Cristo se non in una comunione di vita, e una comunione di vita non può essere fatta all'ingrosso, ha bisogno di confini identificabili, ha bisogno di comunità a misura d'uomo, che è un po' la cosa su cui insistiamo. Questa idea per me è un'idea che direi così, adesso se non suona troppo, è un'idea universale, cioè appartiene alla vita in Cristo, appartiene al discepolato, per questo il titolo del libro alla fine è Nel mondo come discepoli, cioè la scelta comunitaria non è una scelta strana di qualcuno, ma è una dimensione, una forma di vita che appartiene al discepolato di Gesù. Essere discepoli vuol dire anche questo. E dopo i modi per viverlo possono essere tanti, allora ci possono essere tanti percorsi nella Chiesa, nel mio caso appunto io appartengo a un movimento, Familiaris Consorzio, che ha una sua modalità di proporre di vivere e la vita di comunità, ma il fatto che la vita di comunità sia non così opzionale, tantomeno una stranezza, ma che faccia parte costitutivamente della chiamata del discepolo di Gesù, a me questo sembra tanto importante e credo che abbiamo bisogno di riscoprirlo. Ah, sicuramente, ecco, io così credo che sia anche un modello, tu accennavi al paradigma, no? Proprio un modello, sì, esemplare, cioè proprio che dovremmo iniziare un po' a seguire, ecco. E io credo anche che sia, possa essere anche uno strumento, mi azzardo un po' qui adesso, uno strumento di evangelizzazione anche, no? Sì. Adesso si parla, sì, spesso, sì, no, di primo annuncio in una società smarrita, effettivamente, sì, in queste comunità io credo, adesso poi mi conforterai se dico delle cose corrette, si possa anche incontrare Gesù Cristo, quindi. No? Ah, noi lo speriamo, lo vediamo, cerchiamo di viverlo questa modalità e voi seguite questo modello, questo paradigma, ecco, si dovrebbe anche vivere qualcosa della vita di Cristo. Ecco, è un mistero, quindi, è un grande mistero, insomma. E a proposito di mistero, ecco, se mi rifaccio così a un'altra riga che leggo, l'esperienza della comunità si fonda in quel mistero originario che è il mistero della Trinità. Ecco, anche qui ce ne sarebbe molto da dire, adesso io non faccio allusioni sì, teologiche, perché so che c'è tanta teologia trinitaria che dice anche delle cose molto importanti, così a livello anche speciale vostro che potete indicare, proporre, cosa implica un'esperienza della comunità che si fonda su questo grande mistero della Trinità, quindi delle tre persone uguali, distinte e nello stesso tempo così ricche di relazioni, sante relazioni. Cosa può implicare, che sviluppi può comportare? Allora, provo a fare una considerazione richiamando una cosa che diceva l'allora Cardinale Ratzinger e che cito anche nel libro, anche se adesso non ho sotto la pagina esatta. Parlando del tema della libertà, di cui dicevamo prima, e lui dice: questa idea di libertà come essere svincolati in fondo si appoggia su un'idea idolatrica di Dio, cioè Dio concepito come un singolo, come dire, un singolo solitario. E lui dice: questa è un'idea idolatrica, per noi Dio si è rivelato, e si è rivelato in un modo che noi non avremmo potuto inventarci da noi stessi. Si è rivelato come mistero della Trinità, la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E se vogliamo dirlo con un modo così, con una forma linguistica, poi sono
insomma, balbettiamo, voglio dire, in un certo senso è un noi, no? Il noi dell'eternità. In un qualche modo l'uno e i molti, questo è uno dei grandi temi della filosofia classica, perché ho studiato un po' di filosofia semplicemente anche al liceo, come è stato per me, l'uno e i molti sono in un qualche modo originari. E il noi originario e l'io emergono, per così dire, nel noi trinitario. E allora, veramente credo che la riscoperta della vita comunitaria sia profondamente legata alla riscoperta di Dio come si è rivelato per noi. Perché quando noi diciamo Dio, stiamo usando una parola comune, ma noi sappiamo il nome di Dio perché lui ce l'ha rivelato. Il nome di Dio è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quando stiamo al segno della croce diciamo proprio così, no? Nel nome del Padre, Certo. del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi questo mistero originario, che è, potremmo dire, un noi, poi mi rendo conto che le parole sono limitate, okay? Non è che siamo politeisti, insomma, però dico, questo mistero originario, che è un mistero di comunione, cioè si vive nella comunione, e quindi la scelta concreta della comunità è quella che Gesù, il Figlio di Dio fatto carne, ha fatto prima di tutto per sé su questa terra. Allora dobbiamo considerarla con grande attenzione. Credo che questo abbia tante implicazioni nella comprensione della vita in Cristo, nella comprensione della Chiesa, che è anche comunità di comunità, nella comprensione antropologica, veramente in tanti piani. Ecco, quando si dice antropologica, così penso che sia chiaro per tutti, ma riguarda proprio la conoscenza che l'uomo ha di L'uomo, la se persona stesso, no? umana, Esatto, certo, la sì. persona umana. E io intanto, ecco, Don Sergio, ti ringrazio. Grazie a Sentirei anche la nostra seconda gradita ospite, che adesso vado a te. presentare. Certo. Ovviamente poi ci saranno delle domande. Così, che verranno così dalla regia riproposte a cui siete chiamati a rispondere. Intanto grazie mille e Voi. introduco ora, grazie mille, grazie. Introduco ora Monica Onfiani, che saluto, ringrazio. Buonasera. Salve, ecco, mamma, sposata, 3 figli, giusto? Tre Sì, figli, se non tre erro, bimbe. bene. Ecco, perfetto. Fa parte della comunità Nozze di Cana. Ecco, se vuole, prima aveva accennato un pochino dal libro di Don Sergio Billi, di questa esperienza fatta nella comunità, no? Tra sacerdoti e famiglie. Ecco, un po' di cosa consiste questa comunità, l'esperienza che ha vissuto all'interno di questa comunità Nozze di Cana. Ok, molto volentieri. Faccio un piccolo passo indietro. Appunto il movimento Familiaris Consortio è stato fondato da Don Pietro Margini e la cifra un po' caratteristica, come è stato detto prima, è quella della comunione. Dentro il movimento poi ci sono tante realtà. Ci sono le scuole, c'è il movimento giovani, ci sono i diaconi, le consacrate, poi ci sono anche le comunità che possono essere piccole comunità di famiglie oppure comunità di sacerdoti. Io, avendo una famiglia, faccio parte appunto di questa piccola comunità di famiglie con nome Nozze di Cana. È un'esperienza molto importante per la mia famiglia e l'abbiamo scelta insieme, fa parte proprio della nostra vocazione. In particolare, ogni anno per la figura per le piccole comunità di famiglie viene proposto di scegliere all'interno della comunità un responsabile, che un po', come diceva Don Pietro, il motore della comunità. Tra il 2022 e il 2023 è stato chiesto a me di ricoprire questo ruolo e ho detto di sì, quindi ho fatto un'esperienza proprio viva della comunità, dell'amicizia con i miei amici. E successivamente poi è subentrato un mio amico che si chiama Paolo. In quell'occasione di passaggio di testimone gli ho scritto una lettera, che poi è stata anche pubblicata sul sito, quindi insomma una lettera pubblica. Se per te va bene, Fabio, leggevo volentieri qualche pezzo perché penso possa Sì, far un prego, po' prego, prego. intuire quella che è Certo, l'esperienza sì. di amici Va che si può fare benissimo. proprio nell'ordinarietà insieme. Sì, E quindi prego, scrissi a prego. Paolo. L'anno passato mi scorre nella mente quante cose abbiamo vissuto. Un matrimonio, il cammino di comunione verso la scelta di un nuovo assistente spirituale.
qualche intervento chirurgico ad alcuni dei nostri genitori, nonni che vanno in cielo, figli in arrivo e fra loro il piccolo Giacomo che ogni tanto ci tiene col fiato sospeso. Cosa dire? Quest'anno ha vinto la speranza. Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dormo vegli, di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Ah, che sollievo da responsabile ascoltare la parola spontaneamente, ovvero capire che a te è chiesto di metterti a servizio con cuore, anima ed energie, ma il risultato non dipende da te. Il Signore fa ciò che vuole, anche senza di noi. Per un ingegnere gestionale appassionato di Excel e progetti è un po' disarmante, ma alla fine è veramente ciò che ti fa allargare, aprire la speranza. Il Signore si è proprio divertito e con ironia ha dito fuori dai miei piani. Ho visto colpi di scena degni di un giallo della Christie. Sarebbe meglio dire colpi di grazia o di provvidenza. Mi ha chiesto di star serena, ma anche mi ami tu. Signore, voglio amarti. Mi ha fatto vedere come il regno di Dio sia stato in ogni famiglia della comunità. In mezzo ai nostri limiti e miserie lui c'è. Quest'anno ho letto in modo nuovo la parabola del seminatore. Altro che terreno buono, rendita del 30, eccetera, eccetera. La cosa più bella è stata capire che il regno di Dio sta anche in mezzo ai sassi e ai rovi alla strada. Uno scrive rovi, sassi e strada, ma poi legge stanchezza negli incontri, il logorio della quotidianità e poco slancio. Il regno di Dio è quell'amica che ti chiama mentre stai facendo adorazione per mettere davanti al Signore una serata di comunità impegnativa. Il regno di Dio è la gioia di partecipare insieme agli esercizi spirituali dopo tanti anni. Il regno di Dio sono gli amici che vivono da giusti ogni giorno, gli amici su cui puoi contare ad occhi chiusi, gli amici che stanno fiorendo come famiglia. Il regno di Dio è stato Giacomo, come ci sta convertendo, senza che neanche ce ne accorgiamo. Noi, e qui faccio un piccolo aneddoto, siamo la comunità Nozze di Cana, ma con un gioco di parole tra di noi ci chiamiamo Cozze di Nana. Beh, essere stata responsabile è stato anche capire che il termine cozze può indicare più che uno scherzo la nostra vocazione. Siamo tutte cozze sullo stesso scoglio. Ci si salva o ci si perde insieme. Caro Paolo, buon anno da responsabile. Grazie al Signore per tutti i doni che hai e per i sì che hai detto. Insieme a te ci sono tanti amici che si metteranno a servizio delle loro comunità per vivere la carità nella quotidianità, nella condivisione delle gioie e dei dolori e nel sostegno spirituale e materiale. Ecco, questa è un po' la lettera che avevo scritto. E poi anche nella festa della Beata Vergine del Rosario, giusto? Esatto. Ecco. Esatto, ascolta, dopo come parte ancora... finale... Sì. Ecco, ancora su il fondatore, l'ispiratore, ecco, del movimento Familiari Sconsorzio. Prima accennavi a Don Pietro Margini, no? Mi sembra che ci sia qualcosa, servo di Dio, c'è un processo in atto, che tu sappia, di beatificazione, insomma, c'è qualcosa, no? Mi sembra di aver capito, sì. Di aver colto. Ah, sì, ecco. Si è nato un processo, esatto, e la causa ora è nella fase in cui è stata portata a Roma, quindi insomma... siamo tutti è stato parroco lì, no? In provincia di Reggio, se non ricordo, Reggio Emilia, giusto? Lui è stato parroco a Sant'Ilario Denza. Sì, è stato parroco a Sant'Ilario Denza per tanti anni, e finché, insomma, fino al 1990, che è l'anno in cui è venuto a mancare. Ecco. E personalmente... Sì, prego, accennavi ad un percorso riguardo i giovani, tipo Movimento Giovani, ecco, non so se puoi indicare qualcosa in questo senso. Sì, per i giovani c'è proprio, cioè, il movimento offre anche un percorso educativo, un percorso di crescita per i giovani, per accompagnarli proprio a scoprire la propria vocazione e proponendo anche poi sottoponendo, diciamo, l'importanza della relazione all'interno della propria vocazione, e quindi proprio fa sperimentare pieni polmoni quella che può essere per un ragazzo, per una ragazza che si affacciano appunto alla vita scegliendo la propria strada nel mondo, ti fanno proprio pregustare quello che
la gioia che può derivare da capire che in questo viaggio non si è soli, ma si è con gli altri, no? Come diceva anche un po' Don Sergio, dove insieme si può vivere insieme agli amici che sono in grado anche a un certo punto di tirarti via le volpi dalle vigne, quindi di riuscire ad aiutarti a camminare verso il bene con tanta gioia e anche con tanta semplicità, che in certi casi quando poi sei soli e sei isolati non è possibile vivere in questo modo. Ecco, accennavi anche gli esercizi spirituali, no? Nella lettera al tuo successore, se non ricordo male, no? E che sono importanti, perché mi sembra di capire sul sostegno, l'alimento, insomma, anche la propria vocazione familiare, matrimoniale, no? Ecco, puoi dire qualcosa in merito anche su questi esercizi, cosa comportano, ecco. Che tipo di esercizi spirituali, ce ne sono tanti magari, che tipo di esercizi si propongono per le persone, i giovani, le famiglie? Molto volentieri. Allora, gli esercizi spirituali vengono proposti una volta all'anno e sono proprio anche l'esperienza fondante poi del cammino dell'anno di tutto il movimento. Vengono proposti a tutte le persone che sono appunto parte del movimento. Sono 4 giorni, solitamente si parte giovedì sera e si sta, diciamo, in silenzio fino alla domenica. Questi giorni sono dedicati alla preghiera comunitaria e soprattutto al silenzio e alla riflessione personale. Si ascoltano delle catechesi, degli interventi dei sacerdoti, che sono poi un tramite in realtà per il colloquio con Dio, per metterci in ascolto di quella che è la parola di Dio sulla mia vita, per poterlo incontrare in un tempo disteso e anche insieme ai fratelli. Insieme si celebra anche la messa ogni giorno e poi c'è anche il momento delle confessioni, è un momento molto, molto ricco e molto, molto coinvolgente, in cui proprio questo silenzio dei diversi giorni in cui si prega ti pone anche nell'ottica veramente di chiedere misericordia, di chiedere la misericordia del Signore sulla tua vita e proprio di ripartire con Lui insieme, chiedendo appunto l'aiuto della sua grazia. E sono giorni molto molto speciali dove si, anche nel silenzio, però in realtà si rinsaldano tantissimo anche le relazioni sia nella famiglia ma anche con gli amici. È una gioia grande. Si vede, per me la cartina torna solo al pranzo, la domenica dopo la messa pranziamo lì tutti insieme, lì si può parlare, cioè proprio si vede la gioia, l'esplosione proprio di entusiasmo e capisci proprio che il Signore passa se noi gli diamo la disponibilità dell'ascolto. Ed erano proprio questi esercizi voluti proprio e proposti in primis da Don Pietro Magini, che poi appunto è stato il fondatore del nostro movimento. Certo. Va bene, io intanto ti ringrazio Monica. Ecco, come ho detto prima a Don Sergio, adesso lascio un po' per una pausa musicale alla regia in modo che possa raccogliere degli interventi dei nostri ascoltatori. Tanto ti ringrazio veramente, come ringrazio Don Sergio, e cedo quindi la parola così per una breve pausa musicale alla regia di Radio Maria. Ecco, allora siamo di nuovo in onda, stiamo raccogliendo le domande, nel frattempo ecco che arrivano, e faccio un'ulteriore domanda a Don Sergio. Ecco, prima abbiamo sentito da Monica un po' del carisma di Don Pietro Margini, no? Nel suo carisma, ecco, mi sembra che la vocazione matrimoniale sia stata una cosa a cui ha centrato un po' anche, non solo, il carisma del servo di Dio Don Pietro Margini. Ecco, e questa vocazione matrimoniale, quindi una chiamata a una grande radicalità e santità, no? Ecco, cosa possiamo dire di come viverla pienamente anche nella comunità, nell'esperienza che avete avuto voi anche con le famiglie? Ecco, prima accennavamo alle entrambe le vocazioni matrimoniali, anche quella sacerdotale. Sì, ma direi
Io dico due cose, proprio come flash. E la prima, dando eco a quello che stavi dicendo tu e anche alla testimonianza di Monica, la famiglia è una vocazione alla santità. Ora, magari adesso nel 2024 si può vedere quello che si può vedere, però siamo abituati a sentirlo dire almeno questa cosa, ma è tutt'altro che scontata. Cioè noi per tanto tempo, poi sono generalizzazioni e queste, però abbiamo presentato, come dire, la famiglia come semplicemente naturale e la virginità per il Regno dei Cieli come una vocazione appunto speciale di grazia. E in realtà la famiglia è una vocazione alla santità straordinaria e Don Pietro in questo ci ha creduto enormemente. E la salvezza della Chiesa, amava ripetere peraltro parole che poi diceva anche San Giovanni Paolo II, cioè verrà da famiglie sante, e lo ha creduto, l'ha sperimentato e per questo si è speso. L'altra cosa che mi viene da dire pensando a Don Pietro, pensando alle famiglie, è com'è che si è mosso, diciamo, tutto all'inizio. Si è mosso perché lui, e vedendo le giovani coppie di fidanzati, vedeva che anche i più formati, e stiamo parlando degli anni 60-70, quindi anche i più formati, più sensibili, tendevano, diventando coppia, a isolarsi. E quell'isolamento pian piano li spegneva. Ora, non la custodia sana della vita di coppia, che ci mancherebbe, va custodita con grande attenzione, ma tendevano ad isolarsi e a rinsecchirsi. E allora proprio con alcune di queste coppie di fidanzati è nata l'idea delle comunità di vita, dove appunto il tema, come dicevi tu prima, non è tanto fare qualcosa, dopo sono nate tante opere, alcune le accennava prima Monica, ma il tema è proprio condividere e credere alla presenza del Signore Gesù risorto tra di noi, condividere e credere al dono e alla chiamata di una vita santa, di una vita piena nell'amore. Certo, ecco, poi nel libro c'è anche una distinzione molto acuta, ecco, mi piacerebbe parlarne adesso con te, tra fraternità e amicizia. E laddove, ecco, si dice dell'amicizia, in cui va sottolineato ancora l'aspetto di quello che dicevamo prima, di una scelta responsabile e reciproca. Sì. Ecco, se si può di più capire meglio questa distinzione, cioè di più dell'amicizia, certo, rispetto alla fraternità, magari. Sì. Sì, allora, detto anche qui proprio a flash, potremmo dire che fratelli sono quelli che ci sono donati e che noi siamo chiamati ad accogliere, ma ci sono donati, non sono scelti. L'amicizia nasce da una scelta, cioè amici sono quelli che scegli come tali, e non solo che scegli in modo unidirezionale, ma si può parlare di amicizia nella misura in cui quella scelta è vissuta nella reciprocità. Allora, fraternità e amicizia sono due dimensioni grandi, importanti della vita umana e della vita in Cristo. E noi, qui parlo appunto come, diciamo, familiari sconsorzi, poi potrebbe dire anche Monica su questo, siamo state educate, viviamo così un amore particolare, diciamo così, proprio per l'amicizia, intendendola in un senso grande, alto. Gesù, come ci è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, descrive così il dono della sua vita: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E allora, da un lato è vero che nelle Sacre Scritture, nel Nuovo Testamento in particolare, sono altre forme d'amore che emergono con più forza, tant'è che ad esempio prima parlavamo di Benedetto XVI, nella Deus Caritas Est parla di caritas, agape, e parla di eros, dell'amicizia, di filia, la parola greca per amicizia fa solo un breve accenno. Però cavoli, questo accenno è fortissimo, cioè se l'evangelista Giovanni, il discepolo amato, usa l'amicizia come l'amore più grande sulle labbra di Gesù,
Gesù che dice nell'ultima cena: il mio sono l'amore più grande di questo. Allora la prendiamo proprio in questo senso e cerchiamo proprio di viverla come questo grande dono. Certo, e che quindi supera anche quelle affinità, no, che spesso si cercano nelle amicizie, nella cerchia degli amici, no? Laddove si Sì. dice magari si cercano queste affinità di gusti, di simpatie, ma ecco, in realtà. Il tema dell'affinità è forte, è delicato, no? Perché noi da un lato riteniamo comunemente che dalle affinità ci si sceglie. In realtà è forse più vero l'inverso, cioè che è la scelta comune, quell'intuizione comune, quella vocazione comune che crea poi anche l'affinità, il sentire comune. Per cui sì, è un tema grande, delicato. E mi viene in No, mente infatti questo volevo. esempio. Sì, prego. Quando parlo con le coppie più giovani, soprattutto in questo tempo in cui la scelta del per sempre è da un lato affascina, ma dall'altro spaventa enormemente. Un amico mi ha condiviso un testo di un autore di cui lui è appassionato e anch'io conosco, Tolkien, penso che tanti ascoltatori lo conosceranno, l'autore del Signore degli Anelli, dove scrivendo una Noi abbiamo lettera fatto a come dottrina sociale tante della Chiesa, Don cose, Sergio, abbiamo fatto due trasmissioni proprio su Tolkien, la proprio, dottrina sociale della Chiesa. sì, Prego, scusa, esatto. Lui ti ho scrivendo, interrotto. per dirci, no, scrivendo questa lettera a suo figlio, parlando di sua moglie, quindi madre di suo figlio, adesso non ricordo i nomi. E dice: guarda, non esiste, quando ci si domanda, no, qual è la donna giusta, la donna giusta è quella che hai scelto. Punto. Cioè, le nostre scelte creano anche, non c'è semplicemente dell'affinità umana che noi facciamo, ok, c'è, quindi possiamo vivere insieme. No, 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 la vita insieme è tutta un'altra cosa. Puoi avere tutte le affinità umane del mondo, ma non sono sufficienti. E è proprio la scelta in Cristo e nello Spirito che rende capaci di un cammino insieme, quindi anche che affina al cammino insieme. Esatto, infatti la centralità è proprio l'amicizia forte in Cristo, no? Ecco, Sì. perché anche nella comunità di Gesù, non è che fossero molto affini, nemmeno, ecco, si sa, Ah, insomma, i no, no. caratteri erano diversi, no? E quindi Sì. anche lì non è che siano tutti uguali, ci siano scelti, no, sono tanti che sono stati scelti da Gesù, ecco, Certo, ma certo. erano La nostra estremamente scelta è diversi. una scelta, potremmo dire che la nostra scelta è una scelta dentro l'elezione di Cristo, questo è un aspetto Esatto, vocazionale sì. proprio. Certo. Volevo adesso così anche chiedere a Monica, prima Monica abbiamo parlato degli esercizi spirituali, no? Che tu hai parlato bene, sintetizzando proprio questa gioia poi alla fine di questo breve anche periodo, 3-4 giorni, no? Di preghiera comunitaria, di catechesi, parola di Dio, poi sacramento della penitenza, no? Ecco, questa gioia che voi sperimentate, ecco, che è ovviamente su quello che abbiamo detto noi, su un'amicizia che non è che siamo tutti uguali, vero? Ecco, che siamo affini, inteso nel senso che ci troviamo, perché idealmente ci troviamo su tutto come caratteri, gusti. Ecco, questi pratica anche di esercizi spirituali, Monica, ecco, come vivete poi la vostra amicizia, poi in seguito? Anche come comunità oppure nella famiglia, così. Sì, prima di rispondere, se Sì. potevo aggiungere anche qualcosa, Prego, prego. Sì. rispetto alla domanda di prima sull'affinità, insomma, che Sì. siamo anche diversi, che la selezione a un certo Sì. punto, l'elezione rischia di diventare a volte forse un po' selezione. Volevo sottolineare il contributo del precedente responsabile del Movimento Giovani, di Umberto Roversi, che è venuto a mancare, è stata per una malattia nel 2018, però è stata una figura fondamentale per tantissimi di noi, e lui ha avuto proprio l'intuizione nell'ultimo periodo della sua vita di paragonare, di affiancare i misteri dell'amicizia il mistero dell'amicizia ai misteri del rosario. E quindi lui dice: inizialmente c'è questo dono con lo scopo dell'amicizia,
paragonabile, non so, ai misteri gioiosi. Poi a un certo punto arrivano i misteri della luce perché intuisci che lì è il regno dei cieli e vuoi proprio con gli amici combattere ogni giorno perché questo regno si realizzi sempre di più. Poi a un certo punto anche però con gli amici arrivano i misteri dolorosi, cioè l'amico proprio perché così ti è vicino ti può ferire, si rischia anche di allontanarsi e a volte di farti anche tanto male. Però quel passaggio è fondamentale, tutti i misteri insomma vanno assunti insieme e poi attraverso i misteri dolorosi si arriva alla gloria e i misteri gloriosi. Quindi questo è un po' secondo me anche una bella immagine da chi decide di fare un cammino di amicizia serio, proprio di donare la propria vita per l'amicizia, una bella immagine da tenersi sotto, che poi guida anche la quotidianità di cui hai appena chiesto, cioè non c'è amicizia se non c'è una quotidianità insieme e ogni comunità poi cerca di declinarla in modo abbastanza concreto, di far sì che questa amicizia possa prendere corpo. Cioè anche nella lettera che ho letto prima si dice sostenersi ogni giorno in modo spirituale, nelle necessità e tutto, ma anche proprio in modo materiale. E dopo ogni comunità, in base anche alle proprie intuizioni, in base ai propri desideri, cerca di concretizzarla. Per quanto riguarda ad esempio la nostra comunità, noi ci troviamo il sabato sera, e infatti fa un po' ridere perché io sono in una casa a 30 metri da loro, loro sono tutti di là, e io adesso sono qua insomma con Don Sergio e con voi per dare questa testimonianza, e insomma ci si vede una volta a settimana, si cerca di pregare insieme, di confrontarsi, anche di avere dei momenti distesi insieme. E uno dei frutti anche più belli forse è quello che ne vediamo nei nostri figli, perché senza che noi diciamo nulla, senza che spendiamo parole di riflessioni, di catechesi o quant'altro, cioè stanno crescendo questi bimbi e con un'idea ben chiara di cosa sia l'amicizia, senza che noi insomma ci mettiamo lì a predicare chissà cosa. E sono insomma i primi adesso, senza andare a fare elementari, e capiamo che sanno cos'è l'amicizia perché la vedono e la vivono. Certo, grazie Monica. Ecco, sempre con Don Sergio, approfondirei anche quello che accennavi nella parte finale del libro sull'esperienza spirituale del discernimento, no? Ecco, se vuoi dire qualcosa anche in merito al discernimento comunitario. Sì, provo. Allora, sì, si è prossimo proprio a alcuni accenni, ci sia alla fine del libro, com'è. Diciamo che quello nasce da una domanda, in quella appunto tre giorni da cui poi è nato il libro, e una domanda di alcune delle famiglie, dove ci si chiedeva tra alcune categorie, no, che avevamo utilizzato, tra essere assimilati al mondo, tra separarsi, tra radicalizzarsi, cioè come si fa a stare nel mondo senza essere del mondo, come si fa? E quindi insomma, abbiamo cercato così di condividere soprattutto alcune cose insieme. E il tema del discernimento è veramente un tema fondamentale, perché se vogliamo il tema della responsabilità, cui dicevi prima. E ora, la parola discernimento è stata usata tanto in questi ultimi anni, e a partire dal pontificato di Papa Francesco, evidentemente per la sua storia, per la sua sensibilità, per la famiglia ignaziana, insomma, possono essere usate parole diverse, ma di fatto è proprio quella responsabilità lì. A me, non so, viene da pensare, per dire forse un parallelo così un po'... che insomma mi si accende adesso in testa, quando Giovanni Paolo II nella Veritatis Splendor diceva bisogna mettersi nella prospettiva della persona che agisce, cioè in fondo responsabilità, discernimento vuol dire che io dentro la mia vita davvero sono responsabile, e nella prospettiva della persona che agisce si può vedere il bene a cui tende. Il problema nella nostra vita non è solo la scelta tra bene e male, che da un certo punto di vista forse è relativamente semplice, forse. E la vera sfida della nostra vita è scegliere il bene a cui sono chiamato io, il mio vero io, quello che il Signore vede in me e vede di noi, a cui mi chiama, a cui mi attira, a cui mi chiede di uscire verso il vero me stesso.
E questo discernimento nessuno può fare al posto mio, nessuno può farlo al posto di quella coppia di sposi, di quella famiglia, di quella comunità. Dopo ci possono essere varie, come dire, tipologie, anche se non è mai per mia esperienza un discernimento semplicemente così un automatismo tecnico, è un'esperienza dello spirito, quindi non esiste discernimento se non c'è vita nello spirito, perché stiamo parlando da altro. Poi, sì. E quindi insomma, perché questo appunto, rimane ecco, davvero una responsabilità quotidiana. Sì, sì. Sì, sì, come dicevi, poi qui io leggo perché sono due righe stupende, vivo il discernimento, cioè l'ascolto di Dio nella mia vita, il tentativo sì, di riconoscerlo e di rispondergli. No, ecco, sì, questo mi sembra la centralità sì, del discernimento, riconoscere quindi l'opera di Dio nella nostra vita, nella vita sì, delle nostre famiglie, nelle comunità e così via. Io farei l'ultima domanda, ecco, che riguarda proprio quello che prima tu accennavi all'autoreferenzialità, no? Che Don Pietro Margini aveva colto un po' questa tendenza a rinchiudersi, no? Dopo magari anche il matrimonio, mentre lui ci teneva che ci fosse questo aspetto non di chiusura ma di apertura, e quindi da lì nasce un po' lo sviluppo, credo, ecco, della familiaris consortio, no? Ecco, questa autoreferenzialità che spesso viviamo in un mondo, diciamo così, egocentrico, egoistico, si può anche avere nelle stesse famiglie questa chiusura agli altri. Ecco, come questa esperienza vostra e quella che voi indicate può aiutare anche queste persone a non chiudersi in se stesse, ma essere aperte, e poi che poi significa poi essere aperte allo Spirito di Dio, insomma, non è che vero, ecco, in questo senso, e come appunto questo spirito, proprio perché bisogna discernerlo, come abbiamo prima accennato, così con gli esercizi anche ignaziani, dove trae origine, no? Quello che dicevamo Papa Francesco e così via. Come aiutare a discernere questa cosa qui di non rinchiudersi invece di rimanere aperti, e aperti però in modo serio, costruttivo, nella vera essenza della comunità, insomma. Allora, il tema dell'apertura e chiusura è uno dei temi su cui in questi ultimi anni, anche qui nel servizio della pastorale familiare, ma anche prima appunto come esperienza personale, su cui insomma vedo che si ritorna, perché in un qualche modo ci si scontra, diciamo così. Allora, per me è paradossale da un certo punto di vista che a volte l'obiezione rispetto alla vita di comunità è proprio il rischio di chiudersi, no? Se si sente qualcuno come dice, sì, ma se uno se uno fa una comunità di 5 famiglie, 6 famiglie, se uno ha quella comunità lì, ma non rischia di chiudersi? E allora è il tema dei confini, è quel tema che dicevamo prima, anche riferendoci a Gesù, dei confini. Lo dico con un'immagine, anche questa, insomma, spero che possa aiutare, no? A volte si parla di muri e di confini, no? Di muri e di ponti, cioè non bisogna costruire, edificare muri, ma edificare ponti. E dico, cavoli, ma questa cosa certamente, cioè c'è un invito a un'apertura sana, e costruire ponti vuol dire questo. Allo stesso tempo i ponti uniscono delle identità, uniscono dei confini, perché se non c'è qualcosa da unire non serve a nulla neanche lo strumento per unirli. Allora, la domanda sull'apertura alla chiusura, una domanda serissima che ognuno deve porsi, e non c'è un termometro che qualcun altro può usare semplicemente su di te, cioè l'esperienza comunitaria apre, secondo me apre enormemente, perché a me sembra che in realtà la maggior parte delle persone, come accennavi anche tu, vive isolatamente, e anche la maggior parte delle famiglie rischia di vivere isolatamente, in un modo autoreferenziale. Quindi in realtà aprirsi a qualche relazione grande, autentica, forte, mettersi in gioco, ingaggiarsi in quella relazione, è un'apertura, una grande apertura. E dopodiché bisognerà vegliare che anche quella forma comunitaria non si chiude in se stessa, non perde ossigeno, ma non essere legato a nessuno non ti rende più aperto, semplicemente ti rende solo.
E qui c'è, insomma, una chiave importante, secondo me. Ecco, io davvero siamo in chiusura. Io ringrazio Don Sergio Billi per la sua testimonianza di questo libro recentemente uscito dal titolo Nel mondo come discepoli, sottotitolo Famiglia in comunità, edizioni San Paolo. Ecco. E ringrazio anche Monica Onfiani, saluto anche. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori, purtroppo abbiamo avuto dei problemi con le linee, non siamo riusciti a raccogliere le domande, ma comunque siamo riusciti a dire molto, credo, anche di questi temi importantissimi. Ecco, abbiamo parlato quindi della Familiaris Consortio, dove nasce questo carisma di Don Pietro Margini, di queste esperienze della comunità, di sacerdoti e famiglie. Ecco, che ritroviamo in questo libro. Ringrazio quindi anche la regia di Radio Maria che ci permette da una decina d'anni di proporre sempre nuovi temi che riguardano sempre la dottrina sociale della Chiesa e i suoi ambiti, quindi sociali e anche familiari come questa sera. E auguro a tutti buonanotte e buona domenica, a risentirci il prossimo terzo sabato del mese di marzo. Grazie a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.